Che se la prende con i ragazzi, che se la prende con le future generazioni che durante il periodo agostano, quindi in estate piena, vanno a ballare. Irresponsabili, voi che andate a ballare, voi che vi divertite, come se adesso sia diventato peccato mortale. Il governo e il comitato tecnico scientifico puntano il dito contro i ragazzi che vanno a ballare. Questo la dice lunga sulla prospettiva di questo governo, la dice lunga sulla bontà di questo governo, perché è un governo che non ha prospettive e che se la prende con i ragazzi che vanno a ballare. È un governo che non ha una visione, è un governo che tira a campare e che fa, del resto questo è sotto gli occhi di tutti, fa... questo è sotto gli occhi di tutti, fa continuo terrore e su quel terrore terapeutico fonda la propria sopravvivenza politica. Non c'è giorno che passi su questa terra che o il comitato tecnico scientifico o un membro del governo o i giornaloni non facciano comunicati: attenzione, attenti, lockdown, lockdown, tutto a casa, elezioni rinviate. Quindi veramente vergognoso. Io a tal proposito ho scritto qualche giorno fa una poesia provocatoria dal titolo Ballate più forte ragazzi, se vi va ve la leggo. Col disco rotto di restate a casa ci rinchiuderanno un'altra volta. Ieri i runner solitari sulla spiaggia, oggi i ragazzi che si baciano. Cari amici di Provita, un caro saluto da Diego Fusaro. Sulla vicenda di Bibbiano si è detto molto e molto vi sarebbe ancora da dire. A mio giudizio la giusta lettura non è quella che... Ieri i runner solitari sulla spiaggia, oggi ragazzi che si baciano in discoteca. Gli assembramenti, ci sono gli assembramenti, grida il moralista all'untore, strilla il virologo in cerca di una comparsata, di una candidatura. Mettete la mascherina, soprattutto alla sera, che il lupo mannaro fa paura. Mantenete le distanze, non baciatevi, non datevi la mano, gli assembramenti. Ci sono gli assembramenti, strillano i ministri col ditino accusatore. Le piazze piene, i baci, il rumore delle risate di una ragazza innamorata, il ritmo di una musica d'estate e la tua veste colorata di viole campestri e fragole rosse. Gli zampilli d'acqua salata
sulle labbra di due fidanzati. Dai loro occhi sprizza la voglia di fare l'amore. Gli assembramenti. Ci sedemmo dalla parte del torto, perché tutti gli altri posti erano occupati. Potrei... Come le latitudini africane ci insegnano, dove c'è solo un'endemia e non un'epidemia, noi praticamente saremo abbastanza immunizzati per allora come da sapere. Ci sono gli assembramenti. Chiudete quelle maledette discoteche, scrivono gli scribacchini salariati. E privo della cultura e della libertà, il governo chiude. Per conservare la virtù, per diffondere il terrore. Scuole chiuse, negozi che non riaprono, tasse da pagare senza lavoro. E mo pure divertirsi. È peccato mortale. Ballate più forte, ragazzi. Questa è una mia poesia che ho scritto pochi giorni fa. Io vi ricordo il mio ultimo libro, scritto con Paolo Becchi, Democrazia in quarantena, come un virus ha travolto il paese, e il mio penultimo libro, scritto sempre insieme a Paolo Becchi, Una riforma sbagliata, 12 motivi per dire no al taglio dei parlamentari. Io le poesie ancora le scrivo a mano. Un caro saluto. Fiducia al suo governo. La nostra è stata una scelta ponderata, certo scomoda, ma ponderata. Noi scegliamo di dire no all'idea che l'Italia...